La Lega sbarca in Irpinia con lo Stato Maggiore del partito in Campania, al Viva Hotel di Avellino. A chiusura della campagna di tesseramento provinciale, il coordinatore regionale Nicola Molteni, il senatore, il referente provinciale Pasquale Pepe, con i colleghi Claudio Barbaro e Ugo Grassi. A tracciare un piano complessivo sulle prossime iniziative però ci pensa il responsabile per il programma, l'ex rettore dell'Università di Salerno Aurelio Tommasetti, che parla dei fondi europei non spesi, dei giovani laureati che vanno via dalla Campania e dell'inconsistenza del governo De Luca a partire dalla gestione dei rifiuti. Inchioderemo De Luca rispetto alle responsabilità che ha avuto nel non governo di questa regione e lo dice, non c'era bisogno dell'inchiesta della magistratura perché il giudizio è innanzitutto politico sui rifiuti, 5 milioni di ecoballe c'erano nel 2015 e 5 milioni sostanzialmente ci sono adesso e il problema della terra dei fuochi non è una costruzione giornalistica ma purtroppo è una realtà di questi territori e la non chiusura del ciclo dei rifiuti che ovviamente con una proposta per quanto riguarda la fase terminale porta sempre a una situazione di perenne emergenza in cui la regione e per la quale la regione è sanzionata ancora dall'Europa. E sulla sanità le accuse non sono da meno. Dobbiamo spiegare ai cittadini campani perché vivono 3 anni in meno rispetto a quelli più fortunati che nascono in altre regioni d'Italia. Questo per noi è assolutamente inaccettabile. Questo è frutto dell'assenza di prevenzione, del rapporto inadeguato tra medici, infermieri e pazienti, di una disorganizzazione della medicina sul territorio, negli ospedali, di risposte non date. Infine un passaggio sulla candidatura a Presidente della Regione da parte del centrodestra. Non sono anticaldoro, Matteo Salvini e Nicola Molteni in Campania sono potuti partire da un messaggio molto chiaro, non discutiamo di candidature ma discutiamo innanzitutto di cose, quelle che interessano ai campani, i nostri 6 milioni di abitanti che aspettano quelle risposte che dalla politica non hanno ancora avuto.